Un governo unico. Un governo unico. Tra le due grandi potenze, così lontane l'una dall'altra, una grande manovra d'inganno, che non è degna di nessuna delle due, verrà messa in scena quando l'Islam farà perdere al sole il suo ultimo raggio. L'Italia e la Francia, nel testo di Nostradamus, sono strettamente legate. E questi due paesi sono minacciati dall'islamismo. Il pericolo è l'islamismo. Nostradamus ha fatto quartine su Marsiglia, sulla costa mediterranea francese, sull'Italia, dicendo che da Monaco fino a quasi in Sicilia ci saranno tutte le città che saranno devastate e rubate. Come si intende un'invasione militare? Si tratta di un'invasione di migrazioni di popoli. Dice Francia e Italia ci saranno adesso grandi emozioni, questo in una quartina. Ma leggendo internamente la quartina dice: quando colpita dall'angoscia i lutti turbino l'Italia, allontanandosi le buone regole, si avranno le nere inquietudini e tensioni di ieri. Verrà un gruppo potente dei seguaci del nome magico di Berlusconi. Oltre la terra mediterranea verranno risolte utilmente talune questioni, verranno emendate le inutili ultime leggi tecniche. In una importante televisione quel Berlusconi appare come una persona gentile, ma dalla casa dell'Emano, cioè dall'ONU, giungerà la questione se anche quell'italiano giustiziere di rustica stirpe agirà da solo o ci sarà pericolo di dittatura. Sarà purtroppo un forte uomo, una dittatura. Speriamo che vi sbagliate. Una dittatura magari di tipo all'americana, cioè con un presidente, ma comunque ci sarà. Un governo unico. Un governo unico. Un governo unico.